Seconda vittoria consecutiva, terza nelle ultime quattro partite esterne per l'Umana, che senza Peric, Owens e Goss passa a Trento 67-62, agguanta la Dolomiti Energia in classifica a 30 punti e compie un passo avanti importantissimo in chiave playoff. Si interrompe a quattro incontri la striscia positiva della compagine di Buscaglia, priva di Poeta. Ottimo l'avvio del quintetto di casa, trascinato da Wright e Lockett. I viaggianti tirano male e segnano poco, 16-10 al decimo. Nel secondo periodo l'Aquila perde diversi palloni e i lagunari ne approfittano per sbloccarsi in fase offensiva e per piazzare il break. 16-7 che vale il sorpasso, replica immediata di Flaccadori, controparziale di 12-0 e più 11 al diciottesimo, 37-28 all'intervallo. Nella ripresa sale in cattedra Pascolo e la Dolomiti Energia allunga, più 16, risposta dell'Umana affidata a Bramos, Green e Savovic. Altro strappo in partita e meno 4 Reyer al trentesimo. Equilibrio nel periodo decisivo e parità al 38esimo. Nel finale decisivi i punti di Green e Bramos. 39-25 il parziale dei secondi 20 minuti in favore della Reyer, che è andata negli spogliatoi con 20 su 41 da 2 contro il 18 su 48 degli avversari. 13 punti per Bramos da una parte, 19 più 10 rimbalzi per Wright dall'altra. L'Umana è quinta in graduatoria. La Dolomiti Energia scende in settima posizione nel computo generale.